Patrizia non raddoppia. Nicolas. Ciao Carlo, buonasera a tutti. Nicolas, a Brescia. A Brescia. A Brescia, sì. Non viene da Brescia. Ma vengo da Grottammare. Da Grottammare, provincia di Ascoli di Piceno. C'è sempre quel meraviglioso concorso per comici, quel festival straordinario. Cabaret Amore Mio, quest'anno 30ª edizione. Saluto il comune e gli organizzatori del Lido degli Aranci che ci tengono tantissimo a questa manifestazione. È famosissima. Nino Frassica è venuto. Ha sfornato un sacco di comici di razza. 25 anni, laurea in scienze del turismo culturale, esattamente, giornalista, accompagnatore turistico, anche accompagnatore. Sposato, fidanzato, single? Sono single, Carlo. Donna ideale? Dipende dalle occasioni, però se dovessimo prendere in considerazione una delle professoresse, Ludovica è quella che mi... La mora mediterranea, la mora mediterranea. E scrivi poesie anche? Scrivo anche delle poesie da un po' di tempo non le scrivo più. Dimmene una, dai, forse. Allora, punto. Visto che c'è Ludovico, ho citato Ludovica poc'anzi. Ah, ecco, guardala da lì, guardala. Ecco qua. Dov'è lei? Ecco, guardala. Eccola così. Qui. Salve Ludovica. Anzi, salve Ludovica. Allora, Si intitola la poesia? Allora, una poesia che Ludovica, ci tengo a dire, anche a dedicare ai miei conterranei. Si chiama Serpeggiar per il Piceno, zona che Ludovica ama particolarmente in tutti i sensi. Sì. La ami questa? Beh, ti sei sposata? Sì. Con i marchigiani diciamo che ho un... No, una particolare è sposata. Sì, lo so. È sposata. Infatti. No, perché come hai detto... Ascoli ormai, Carlo, è anche un po' la mia città, quindi... Quale? Ascoli, Piceno. Ascoli, Piceno. Sì. Quindi, ecco, serpeggiar per il Piceno. Piceno. Silenzio assoluto perché il momento è bello. Sì. Quindi, ha messo le mani avanti. Anzi, scusa un attimo, Nicola, mentre trovi la concentrazione. Amici da casa, se potete, alzate un po' il volume del televisore, perché... Il momento è bello. La vuoi un sottofondo, un tappetino se musicale? Se gli autori sono a disposizione. No, gli autori stanno dormendo a questo momento. C'è il consulente musicale, però ci può regalare un sottofondo. Come lo vuoi? Col sottofondo va bene. Sì, ma che sottofondo? Ci vuole un sottofondo strumentale calmo. Beh. Vado. Cielo azzurro autunnale. Odore di castagne e foglie morte. In moto per il Piceno a serpeggiare. Gomiti tra colline abbraccianti, tornanti tra campagne marroneggianti, sibillini guardiani di identità, vette aguzze di felicità, mare spoglio di caleidoscopici ombrelloni, in un Piceno colto in mille emozioni. Ah. Bellissimo. No, sai cosa mi fa ridere, sì. Nicola, in questo momento? Che dopo che l'hai recitata ti sei messo con le mani così e facevi... Come dire, sono forte, modestamente. No, no. No, bravo davvero. Grazie, Nicola. Grazie. Chi ti accompagna? Allora, mi doveva venire mio padre, purtroppo non è potuto venire. Quindi e chi t'accompagna? Spero che il pubblico mi porterà fortuna in questa mia... Ah, ma ti adotto immediatamente! Buon fazzolettino? No, si è commossa Ludovica. Bella, eh? Molto. Vai a simpaticissimo. Vai a serpeggiar per il Piceno. Allora, il pubblico ti ha adottato. Sei pronto, Nicola? Prontissimo. Andiamo con gli abbinamenti. Ti dirò dei personaggi, mi devi dire se hanno vinto l'Oscar o il Nobel. Meryl Streep. E Oscar. Rita Levi Montalcini. Nobel. Nicole Kidman. Oscar. Roberto Benigni. Oscar. Pablo Neruda. Nobel. José Saramago. Nobel. Kevin Spacey. Oscar. Barack Obama. Nobel. Luigi Pirandello. Nobel. Al Pacino. Oscar. Jack Nicholson. Oscar. Ernest Hemingway. Nobel. Robert De Niro. Oscar. Gabriel Garcia Marquez. Nobel. Adrian Brody. Oscar. Samuel Beckett. Oscar. No! Nobel, ripartiamo. 26 secondi, possiamo ancora farcela. Andiamo. Meryl Streep. Oscar. Rita Levi Montalcini. Nobel. Nicole Kidman. Oscar. Roberto Benigni. Oscar. Pablo Neruda. Nobel. José Saramago. Nobel. Kevin Spacey. Oscar. Barack Obama. Nobel. Luigi Pirandello. Nobel. Al Pacino. Oscar. Jack Nicholson. Oscar. Ernest Hemingway. Nobel. Robert De Niro. Oscar. Gabriel Garcia Marquez. Nobel. No. Sì, scusa, Adrian Brody.
E Oscar. Samuel Beckett, ti do qualche secondo in più. Nobel. Ma comunque era scaduto il tempo, eravamo al quindicesimo abbinamento, quindi non ce l'avresti fatto. Sara! Ciao Carlo! Ciao. Sara Minazzi! Sì. Viene da Varese. Sì, esattamente. Tu studi psicologia. Sì, ho appena iniziato l'università, ho preso la maturità quest'estate. Bene. E vengo da Varese, che è una bellissima città, piena di laghi, di piste ciclabili, ha un sacromonte bellissimo. È la zona della nostra Laura. Laura, sì. La nostra sì. Che è là, Laura. Ecco. Sì, esattamente, la sua bellissimo. Zona. Senti, devi mandare un saluto ai nonni, Sì. Perché so che fanno il tifo per te. Ho quattro nonni che sono meravigliosi e ti guardano sempre. Grandi nonni. Elda, Nando, Romeo e Angela. Ami anche fare i dolci, tant'è vero sei deciso di fare la psicologa o aprire una pasticceria. Sì, diciamo che l'uno è il piano B dell'altro, cioè nel caso non dovesse andare una, c'è l'altra. Senti, sposata, fidanzata, single? Single. Però... No, perché ora ho capito una cosa, perché quando recitava la poesia, in realtà mi ero accorto che lo sguardo non andava solo su Ludovica, Andiamo avanti. Senti, Sara, guarda così, per pura curiosità, qual è il tipo di uomo che ti piace? Diciamo che non deve essere bellissimo. Perfetto. Senti. Però mi deve far sorridere. Ecco, anche un po' romantico, un po' poeta. Romantico, sì, va bene. Poeta anche che ti scrive le poesie? Sì, potrebbe andare. Ma... è accompagnata Sara dall'amica Eleonora. Sì. Ciao Eleonora. Ciao Carlo, buonasera a tutti. Guarda come ride Eleonora. Se la ride di sicuro. Senti, dimmi i pregi di Sara. I pregi, allora, è disponibilissima. Anzi, fin troppo, pensa più agli altri che a se stessa. Quindi direi che... invece un difettino che possiamo attribuirle è che insomma è insicura, direi. Cioè non sembra, non però sembra. Anzi, non insicura. Si butta con gli uomini, infatti dovrebbe iniziare un po' a farlo poi dici. No, vabbè, insomma, è una ragazza splendida. Beh. Quando avete bisogno di qualcosa, se siete tristi, abbracciatela, perché vi invito a farlo, perché è veramente confortevole. Sei triste? Io sono contento per il momento. Ma in questo momento sei un po' triste? Un pochino? Un pochettino. La vuoi abbracciare? Abbracciamola. Era un po' triste, scusa, ma... voglio dire, io non mi sarei mai permesso, ma visto che Eleonora ha detto questa cosa, che quando uno è un po' triste, casualmente Nicolas aveva un attimo di tristezza, scusa.